un posto al sole anticipazioni. Un terzo incomodo ferma gli allenamenti tra Claudia e Guido. C'è grande attesa per le prossime puntate di Un posto al sole, quelle in cui assisteremo sempre più all'evolversi della storyline che vede al centro della scena Claudia e Guido. Come ben sapete, la Costa, in evidenti difficoltà economiche, ha stretto un particolarissimo rapporto con il Delbue, in crisi con la moglie Mariella. Inoltre, ha fatto in modo anche di essere ospitata da Silvia. Claudia, se è stata ben accolta da tutti gli inquilini di Palazzo Palladini, rappresenta invece un vero e proprio incubo per Mariella, dal momento che il suo consorte non perde occasione per trascorrere del tempo con lei. Nei prossimi episodi, i due saranno ancora più vicini. Tutto comincerà quando il Delbue manifesterà il desiderio di curare maggiormente la propria immagine. Pertanto, determinato a mettersi in forma in vista dell'estate, comincerà ad allenarsi. Nella sua ardua impresa, non sarà affatto da solo, in quanto a sostenerlo nella sua battaglia ci penserà Claudia. Vedremo che i due cominceranno il loro allenamento insieme. Purtroppo, un terzo incomodo sarà lì in agguato a rovinare il loro idillio. Di chi si tratterà se non della gelosissima Altieri? Insomma, ne vedremo delle belle, con Mariella sempre più determinata a dare filo da torcere alla rivale. Cosa combinerà per bloccare gli eventuali momenti di vicinanza tra i due? Sicuramente ci aspettano episodi molto movimentati. Un posto al sole anticipazioni, prossime storyline. Diego chiederà a Dida di sposarla. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i riflettori saranno tutti puntati sull'inaspettato ritorno di Lara Martinelli, pronta a comunicare a Diego e a Ida la risposta alle loro richieste contro i Ferri. Determinata ad essere riconosciuta a tutti gli effetti come la madre del piccolo Tommaso, la Kovalenko inizierà ad assaporare sempre più la possibilità di potersi godere il suo bambino tutto per sé un giorno. In questo scenario, decisamente molto incerto, ecco che spunterà presto una proposta da parte del giovane Giordano alla ragazza che, dalle prime news, pare non verrà accolta nel migliore dei modi. Cosa succederà? Giorni fa, su un noto social, è comparsa una pagina di copione mostrata dall'attrice Antonella Prisco. Essa, stando ad alcuni fans, avrebbe svelato in anteprima la proposta di matrimonio da parte di Diego a Ida. Ovviamente, tale notizia va presa con le pinze. Il testo, infatti, è incompleto, mancano diversi passaggi. Il contenuto di ciò che è visibile, però, risulta molto interessante. Nella sequenza in questione, inoltre, viene descritta un'intensa sequenza in cui il giovane Giordano sembra chiedere la mano di Ida. Il copione farebbe riferimento alla puntata che andrà in onda venerdì 7 giugno, quella in cui alla Kovalenko giungerà, come un fulmine a ciel sereno, una imprecisata proposta che le farà tremare il terreno sotto ai piedi. In genere la puntata che chiude la settimana è sempre quella pronta a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Stando ad alcuni rumors, la scena dovrebbe svolgersi al mare. In ogni caso, Diego e Ida si troveranno insieme e, conversando del più e del meno, si ritroveranno improvvisamente vicini. Lui, ad un tratto, la guarderà negli occhi, le prenderà la mano ed arriverà a dirle testuali parole: «Voglio veramente che tu sia mia moglie». Nel caso in cui tutto questo dovesse verificarsi, quale sarebbe la risposta di Ida? Sposandosi, la giovane polacca non sarebbe più una madre single in cerca di lavoro, ma una donna con una discreta stabilità familiare ed economica. Resta da analizzare un aspetto fondamentale. Ida è davvero innamorata di Diego. Una risposta negativa sarebbe un bel colpo per il ragazzo, non credete? Più volte, nel corso degli anni, il figlio di Raffaele ha mostrato segni preoccupanti, arrivando anche a stalkerizzare le sue ex. Basti pensare all'avvocato Beatrice Lucenti e alla storyline che ne è derivata. Poi, Diego ha subito un profondo processo di trasformazione, che lo ha portato a redimersi agli occhi dei telespettatori. Molti fans, però, sono convinti che si sia eccessivamente legato alla ragazza, senza tener conto dei suoi reali sentimenti. Voi cosa ne pensate? La collera derivante da un ipotetico no di Ida porterà il ragazzo a commettere brutte azioni? C'è addirittura chi ritiene che potrebbe arrivare ad allearsi con Lara Martinelli. Insomma, ci aspettano episodi imperdibili. Un posto al sole anticipazioni, prossime storyline.
Ornella affronta Giulia. C'è grande apprensione per quel che succederà a Luca De Santis nei prossimi appuntamenti in onda su Rai 3. Una nuova grave amnesia, sintomo dell'avanzare della sua malattia, porterà Ornella a sospettare più che mai che nell'uomo ci sia qualcosa che non va. La prima reazione della donna sarà quella di parlarne con la sua cara amica Giulia per scoprire la verità una volta per tutte. E pare che, questa volta, alla Poggi non resterà che confessare tutto. Dopo aver avuto conferma dei suoi timori, la dottoressa Bruni cosa farà? Spoiler indicano che si mostrerà in forte disaccordo con le intenzioni dell'uomo di continuare ad esercitare la sua professione di medico e primario. Ornella, dunque, affronterà in modo molto serio la questione riguardante Luca e, soprattutto, la sua volontà di continuare a lavorare nonostante la sua conclamata malattia. Ornella, infatti, sebbene molto provata, ci terrà a sottolineare le sue responsabilità, nonostante tutto. Una dimenticanza, anche la più piccola, potrebbe mettere a serio rischio la vita dei pazienti. Alla fine, riflettendo sulle parole della collega, al nostro De Santis non resterà che prendere una decisione necessaria ma dolorosa. Luca rassegnerà le dimissioni? E se sì, chi prenderà il suo posto? Per molti fans, sarà la Bruni a ricoprire il suo posto. Come ben ricorderete, la donna, un po' di tempo fa, decise di rinunciarvi. Ora appare quasi scontato che a raccogliere l'eredità del caro Luca potrebbe essere proprio Ornella. Oppure un nuovo personaggio come Riccardo Crovi o magari Virginia. In una soap come Un posto al sole tutto può succedere. Un posto al sole anticipazioni ed interviste. Giada Desideri rivela che Claudia ha sete di vendetta. Soffermiamoci sul personaggio interpretato da Giada Desideri, ovvero Claudia Costa, ritornato nella soap dopo ben 22 anni di assenza. Claudia, come i fans storici ben ricorderanno, era una delle protagoniste della Terrazza, composta all'epoca da Silvia, Michele e Guido. Ebbe prima una relazione con Renato Poggi e, successivamente con Alberto Palladini. Ora, la Costa è ritornata di nuovo e, a detta dell'attrice, sarebbe di nuovo a Napoli per vendicarsi di qualcuno. Claudia ha lasciato la città partenopea dopo una serie di vicende tumultuose che l'hanno vista sotto ai riflettori. Spontanea, imprevedibile e sempre pronta a mettersi in gioco, è un mix esplosivo di sincerità ed irruenza. Pian piano si scopriranno molte cose di lei e, soprattutto, il segreto che nasconde. Giada Desideri ha iniziato a recitare in Un posto al sole quando aveva appena 23 anni. A quell'epoca, non immaginava l'impatto che la soap avrebbe avuto sulla sua vita. L'interprete della Costa è sposata con Luca Ward. Dal loro amore, sono nati due figli, Lupo e Luna, di 16 e 14 anni. Luca è sempre stato il suo più grande sostenitore. Sente di essere una donna ed una mamma felice e orgogliosa. Avere dei figli è sempre stato il suo più grande sogno. Il legame che condivide con loro è la cosa più preziosa e che la completa come persona. Tornando al personaggio che impersona in Un posto al sole, presto Claudia farà ulteriormente ingelosire Mariella quando inizierà ad allenarsi con Guido. Insomma, ci attendono puntate davvero esilaranti, dal tono decisamente comedy. Poi, basterà poco per ritornare nuovamente a sospettare sul comportamento della donna. Cosa vuole da Guido? È sinceramente presa o lo sta soltanto sfruttando per motivi economici? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.